Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi video un po' particolare perché andremo ad analizzare i migliori attaccanti di FIFA 23 basandoci sulle statistiche, sugli overall e su tutto quello che è uscito in questi giorni. Ma per questo video, incredibilmente, non sarò da solo perché, incredibilmente, sono in compagnia del buon Fabione Denuzzo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Vi ho portato un ospite incredibile, ragazzi. Oggi abbiamo un vero pro player, uno dei migliori della storia italiana, quindi insieme a te Fabio commenteremo un po' appunto i giocatori che sono usciti, vediamo un po' di capire quali saranno utilizzabili, quali no, perché comunque il tuo punto di vista è importante anche per chi ci segue, per poi capire all'inizio quali carte utilizzare, perché sappiamo che molte cose sono cambiate da FIFA 22. L'importante, quello che dico già a Flavio, è che il nuovo sistema di velocità sarà molto molto importante per il prossimo anno, per la FIFA 23. Ci anticipi qualcosa? Tu sappiamo che hai provato la beta, non puoi dire niente, no, però... No, beh, comunque ciò che hanno scritto anche nel pitch note, no? Quelli del EA, che hanno spiegato che il sistema nuovo di velocità andrà a influenzare alcuni giocatori, tipo giocatori più alti hanno uno stile di corsa diverso rispetto a un giocatore più basso. Questo può essere poi interessante, magari anche su questi giocatori che andremo a analizzare adesso. Noi ci siamo preparati delle carte, la prima che abbiamo è Vinicius. A parte che non mi aspettavo questo boost che l'hanno avuto da 80 lo scorso anno a 86 quest'anno. Giocatore, sono un giocatore più veloce del gioco dopo Mbappé, e per me sarà utilizzato anche nel competitive, secondo me, quindi stagione devastante. Poi c'è da dire il fatto che il passaggio magari non è top, anche il tiro. Bisogna vedere poi in game, le statistiche in game, come rende, se magari tipo di gol davanti alla porta, se nei passaggi fa schifo, però il body type che si ritrova, la velocità, è un giocatore che è esterno, sarà allucinante secondo me. Sembra il buggatone per eccellenza questo, proprio perfetto. È un buggone bello grosso. Secondo me prezzo potrebbe essere all'inizio sopra i 200, che dici? Ma voglia! No? Sì. No, per me è super i 500 tranquillamente. Potrebbe essere. Andiamo col secondo giocatore invece, abbiamo scelto il buon Neymar. Che è successo a Neymar? È giusto comunque, fino all'anno scorso non ha fatto benissimo. Però rimane sempre un giocatore top, comunque un 5-5, magari si è perso un po' di velocità, però esterno, se ti metti Neymar e Vinicius esterni, voli, cioè ad inizio è clamorosa come cosa. Secondo me quindi Neymar è top, cioè non lo vedo come un giocatore, sì che ha avuto un downgrade, ma non è... come giocatore che devo vedere più. C'è sempre da vedere poi il body type, perché lui c'ha sempre quello suo speciale che poi lo fa diventare più forte di quello che è sulla carta. Esatto, quindi sicuramente non è un giocatore da sprint come Vinicius, perché non se ne andato tantissimo in velocità, però è un giocatore tecnico, cioè un giocatore che nei passaggi top, nel tiro è buono. Da quel punto di vista bisogna vederlo bene. Secondo te prezzo più o meno di Vinicius? No, ne costerà più di un milione. Di più? Un milione di costo, sì. Un milione. Secondo me invece con questa carta un 750. Poi non so. Non lo so, mi sembra un fai, però c'è da dire che il prossimo anno bisogna vedere che anche il crossplay, c'è più gente sul mercato, bisogna vedere quanti Neymar droppano sul mercato. Ci sono tantissimi fattori, però secondo me è un migliore tranquillamente. Anche perché comunque ti fa fare la doppia con Mbappé, con i giocatori del Paris Saint-Germain, con Marquinhos. Esatto. Perché come sappiamo la carta. Sì, con la nuova intesa, sì. Diamo anche un voto alle carte basandoci su sia la carta che l'intesa che tutto quanto. Secondo me Neymar un 3,5 su 5. Neymar, ma a me piace tantissimo Neymar. Quanto gli dai? 5? 4. Ok, 4. Va bene. E adesso abbiamo un altro giocatore che gli è successo qualcosa alla carta, perché Messi con 81 di velocità. La politica degli EA è che più va avanti di età e più vanno a downgradare il giocatore, quella è la base di tutti i FIFA che è stato fino ad ora. Secondo me è giusto che comunque venga downgradato la velocità, però anche qui con il nuovo sistema di velocità, i giocatori bassi, con il body type che ci ha messi, secondo me non sarà lentissimo. Certo, non sarà come Vinicius che se ne va più in velocità, però è un giocatore che nei passaggi è clamoroso. Sarà utilizzabile, dici, anche a livelli alti? Boh, secondo me sì. Poi c'è da vedere i tiri a giro, perché l'anno scorso è stato utilizzato tanto per i tiri a giro, vediamo come saranno quest'anno. Non so se puoi anticiparci se sono buoni o no, però... Si deve nulla, però il prossimo Messi sarà molto utilizzabile. La cosa che mi preoccupa più tanto è la stamina, la resistenza, perché poi magari al secondo tempo non corre più, cioè non ce la fa più. Però hanno messo i 5 cambi, quindi questo può essere un fattore importante. Nessuno ha preso in considerazione, ma infatti 5 cambi, tu hai una squadra top anche nel secondo tempo. Cioè, puoi mettere tantissimi giocatori top,
dal 45esimo in poi che cambia la squadra, cioè tu puoi cambiare dal centrocampo in su volendo, cioè esce una nuova squadra, quindi... Quindi Messi, che voto gli diamo? Allora, io non gli do più di 3,5 a Messi, mi spiace. 3,5, siamo generosi forse, sì, no? Lo so, vediamo. E Vinicius un pochettino sopra quest'anno. Andiamo col prossimo, che è il fratellino di Messi, Cristiano Ronaldo. Anche lui, che è successo? Si amano tantissimo i due, comunque. Cristiano Ronaldo, ma secondo me come punta, certo, non sarà più competitivo come gli scorsi anni, anche se già lo scorso anno è andato le versioni speciali forse erano state poi, però nella finalizzazione è un giocatore molto particolare, perché comunque di testa è sempre forte, c'ha quel body type che comunque vince i rimpalli. Secondo me io gli do anche questo di Messi 3,5. La cosa può fare il suo, cioè. Perché non gioca manco titolare, quindi non può prendere if, quindi può aspettare una promo degli Edi che se no non ha. Vabbè, c'è ancora qualche ora per andare via dal Manchester. Vediamo se andrà via dal Manchester, non lo so. Quindi Ronaldo, io gli do 3 a Ronaldo, mi spiace Fabio. 3, noi 3,5, gli do quanto Messi. 3,5. Va bene, sei generoso. E poi c'è un giocatore invece, abbiamo Haaland, di cui hai anche ben parlato te sui tuoi canali social. Cosa ne pensi di questo Haaland? Per me sarà lui la sorpresa del prossimo anno, l'ho detto anche nei miei video. Certo, se il gioco... Cioè, sappiamo come i FIFA mettono le patch, quindi può cambiare. Però secondo me... E poi pure sempre mi sfuga qualcosa. Però se è Haaland, è un giocatore che può prendere tanti if... Cioè, il suo body type e col nuovo sistema di velocità lo rendono secondo me imprendibile, perché comunque è due metri ed è velocissimo, è impressionante. A me mi sfugge sempre qualcosa. Comunque, hai una carriera da pro da tenere in considerazione. Non puoi dire molto, però per me potrebbe essere una sorpresa, una bella sorpresa, soprattutto il fatto che possono uscire tanti if e poi si dovesse avere una promo con 5 stelle skill. E il Goat il prossimo anno, lì vola proprio Haaland, secondo me potrebbe superare tranquillamente anche Mbappé. Vediamo, sarà interessante anche perché comunque con quanti gol sta facendo, penso che prenderà una quantità di if incredibile. Forse già, non mi ricordo bene, il POTM di agosto lo danno. Penso di sì, sai. Perché quest'anno è iniziato prima il campionato, quindi non si sa bene come la gestiscono, però di base dovrebbe... Che lo prende sicuro, non so se lo metteranno la carta come SBC, vediamo. C'è da dire una cosa, Haaland è un giocatore molto particolare, cioè nel senso devi saperlo utilizzare, devi giocare in un certo modo. Cioè se ti piace skillare, la vedo difficile, lo dico di paura. Però potrebbe essere comunque un giocatore che gasa, ecco. Vi piace il 4-2-3-1, ci mettete 3 giocatori creativi come Mbappé, Neymar e, non lo so, un altro canalisti, Vinicius... E poi prima punta li metti Haaland, cioè che li fai fare praticamente il finalizzatore, cioè quello che deve fare. Però devono spendere un po' di FIFA points per fare questa cosa. Parlo un po' di tu sei abituato bene con tutti i FIFA points, noi qua. Per me sì, potrebbe. Ok. Voto? Quanto gli diamo? 4,5 per me. 4,5? Sì. Ti sbilanci? Sì, sì. Dai, io mi fido di te 4,5 anch'io, allora. Ecco, vedi, Pascio cambia il gioco, un bidone clamoroso Haaland. Vabbè, no, comunque per ora per me potrebbe stare. Giocatori alti e grossi. Sul lungo vanno via. Sì, sì, sul lungo non li riprendi. Cioè, perché hanno questo body type grosso che è impressionante. Invece quelli piccolini, tipo contrario. Messi, Vinicius, all'inizio hanno uno sprint allucinante, però dopo un po' perdono tanto. Ma io certo, vi giuro... Certo. Haaland. Ti vedo gasato perso Haaland. Boh, io sono già in ottica che vorrei essere il giocatore preferito del prossimo anno, secondo me. Andiamo alla prossima. Prossimo giocatore invece è l'attaccante della Juve, Dusan Vlahovic, che nella realtà è tanto forte, purtroppo su FIFA la carta non sembra ottimale, poi non so, dimmi te Fabio. Su Vlahovic secondo me ha bisogno di prendere tante versioni. 80 velocità è un po' poco, 78 dribbling. 87 di velocità almeno, ce ne vuole. Però lui potrebbe già prendere il POTM di Serie A, comunque ha già fatto 4 gol nelle prime 4 partite, potrebbe essere interessante, magari lo fa... Non lo so, poi dipende nei prossimi mesi. Magari fanno uscire qualche carta speciale con Vlahovic, un 87 velocità, potrebbe essere simile a Haaland, magari, non lo so. Che lì il body type di Haaland è proprio particolare, cioè è fatto proprio come il suo, come è in game, no? Lui in realtà. Vlahovic, secondo me, non gli fanno un body type proprio adatto. Però c'è da dire che comunque la Juve è esclusiva di Olivier, quindi secondo me scarso non lo faranno. Vedremo. Voto a Vlahovic 2, 2,5.
Arta base come sei? 2.5 2.5 è fin troppo. Va bene. 2.5 ok, giusto perché la Juve è partner. Da 1-5 sono i voti, eh? Sì, sì, sì. Ok, ok. Insomma, sì, sì, sì. No, vabbè, 2-2 no. Poi invece abbiamo il buon Sonaldo, che in ogni FIFA è un fenomeno. Chissà in questo, che dici da sta carta? Per me questo è un altro giocatore che sarà... Non so se li metterà... Allora, se li mettono un 5-6 skill, questo qua vola. Perché lo puoi utilizzare anche esterno. Però a me questo qua sarà un'altra sorpresa. E prenderà anche tante carte speciali, secondo me, perché il Tottenham con Conte sta facendo bene. Lui ha l'altezza, comunque Son, e il body type che comunque è importante. Lui ha una caratteristica fondamentale, insomma, su FIFA, che magari molti sottovalutano, ossia roccia, cioè che non è facile da buttare a terra una volta che va via di velocità, cioè lui tiene fisicamente. Sì. E questa caratteristica qui il prossimo anno potrebbe essere molto molto interessante. Poi il discorso di Haaland, una volta che va via in velocità non lo sposti di più, però forse è anche un po' più agile di Haaland lui. Sì. Però insomma, è esterno, lo vedo, in punta, in un 4-4-2 esterno, anche il tiro a giro 5 piedi debole, punta si potrebbe utilizzare, però io sto vedendo in ottica competitive, cioè in ottica competitive non lo vedo Son. In ottica però, casual player sì. Sì, casual player sì sì. Gli do tipo un 3.5 come Messi e Ronaldo. 3.5 diciamo, sì. Sì. Io gli do un po' di più, io gli do 4. Io la sono do 4. Però ci sì, ci e... 4. Quanto gli diamo di prezzo al lancio? Ma Son, il problema è che tu non hai ancora capito il fatto dell'intesa, però Son è difficilissimo di ibridare l'anno prossimo. 3.5 per l'ibridabilità. Come prezzo, boh, che può costare sta carta? 500? 400? Sì, 500 al lancio. La Premier League, quindi 500. Ok. Andiamo col prossimo, non ne mancano tantissimi. Abbiamo Rashford, che anche lui a livello di overall ha subito un po' un downgrade. 81 di overall. È giusto. Però se non è questo ragazzo... La carta è buona. Per me lui in realtà è forte, non è scarso. Quindi secondo me qualche if lo può prendere. E Rashford da 81 potrebbe passare tranquillamente a 84 con un if. Ma poi la carta già adesso è buona così, secondo me. Non è così inutilizzabile. Sì, tre piedi debole, però vabbè. 3-5, sì. Per me no, Rashford è un bel giocatore. Cioè Rashford potenzialmente in una starter, siccome ha preso comunque un downgrade, non dovrebbe costare tantissimo. Però c'è da dire che è del Manchester, gioca la Premier ed è anche in secondo me 100k li 100k tutti questa carta. 200 all'inizio. Sì, forse per l'overall forse. Esatto, non costerà tantissimo per l'overall, però ha tutte quelle potenzialità che è inglese, gioca la Premier e del Manchester che comunque sì. Per me una starter ci potrebbe stare tranquillamente. Starter per modo di dire, comunque costerà. Diamo 3.5 pure a lui? No, beh, in questo caso 3, dai. 3? Meno di Messi e Ronaldo. Sì, sì, sì. Io mi fido di te, ma segnerò un bel 3 qua sotto allora. Prossimo giocatore, abbiamo invece un altro di Premier League. Ormai li stiamo facendo tutti quelli di Premier. Abbiamo Luis Diaz, che sta un po'... cercando di salvare il Liverpool in questo inizio di campionato, che è un po' così così, però si sono ripresi ultimamente con il 9-0. Cosa ne pensi di questa carta? Per me questo potrebbe essere un buggato di FIFA 23, tranquillamente esterno. Non lo vedo competitive, ci mancherebbe, però potrebbe essere uno di quei buggati che l'esterno lo corre, non lo prendi più. Perché anche un body type snello alla Neymar, alla Vinicius, mettiamola così. Quindi se sei bravo con le skills, io le avrei messo anche 5 stelle skill, perché mi sa che 4-4, vero, dovrebbe avere 5, però vabbè, potrebbe essere un giocatore interessante da quel punto di vista. Cioè, che costo di questa carta, secondo me, cioè non alto. 84, non alto. Anche... Sì, però non è un giocatore così conosciuto, secondo me 70k lo prendi. Mi sa... 70k lo prendi. No, all'inizio giuro che non è mai 70k. Anche qui, secondo me, 200 di... No, 150. Vabbè, facciamo una via di mezzo, 140. 140, sì. Voto a questa carta, io al solito 3.5 darei. 3.5, sì, 3.5. Un po' più di Rashford come Son, ci sta, ci sta. Abbiamo ancora 3 carte. Abbiamo il futuro pallone d'oro, Karim, The Dream, Benzema, che se non gli danno il pallone d'oro, guarda, io faccio sciopero. Beh, per lo danno per forza, cioè, a meno che succeda una cosa di clamorosa al mondiale che... Ma lo danno, io da quel che ho capito lo danno prima del mondiale il pallone d'oro. Avevo sentito questa cosa. Però vediamo. La carta invece di Benzema, come ti sembra? È la solita carta di Benzema. Ha preso l'upgrade nell'overall, però. Poi quest'anno, appunto, penso che conterà comunque, anche se ci sono i nuovi tipi di velocità. Sì, è lo stesso discorso comunque di Haaland. Lui potrebbe andare via in velocità dopo
che è partito col fisico, però deve partire prima, cioè quello è il problema, che comunque non è veloce. Brutto da dire, ma gli do 3. Cioè, tre. Cioè, prezzo di Benzema, secondo me sai che però comunque costerà un po', costerà, perché comunque un giocatore di numero l'alto, no, secondo me questo qua 400k li costerà, perché comunque è un giocatore ipato francese del Real Madrid, è comunque un giocatore che è in possibilità di vincere appunto il pallone d'oro, è amato molto dal pubblico, quindi ha molto, molto hype addosso, come potrebbe costare tantissimo, però e poi no. In game non li vale mai. In game è una carta che è praticamente quasi inutilizzabile, a meno che non c'è uno stile di gioco molto particolare che finalizza. Lo scorso anno uscì la carta flashback, quello con 80 numeri di velocità. Fortissimo, e fortissimo. Perché comunque era boostato di velocità. Se gli fanno una carta così flashback che li boostano la velocità, potrebbe essere top. Sì, sì, sì. Vabbè, quindi Benzema gli abbiamo dato 3, giusto? Prezzo da vedere, metto poi i due prezzi nostri. Andiamo con le ultime due carte. Allora, abbiamo il GOAT, forse, di questo gioco. L'hanno detto un po' tutti i pro. Penso che anche te ti sia esposto così. Mbappé, che ne dici? Mbappé ti darei per forza 5. Cioè, per forza. Una carta... Dio, ve lo giuro, è Dio, bro. Ulteriormente potenziato rispetto all'anno scorso. Mbappé, puoi pure non fare la recensione, che tanto, cioè... Per me l'anno prossimo costa tantissimo, 2,5 milioni da comprare. 2,5, sì, al lancio 2,5, sì. Anche 3. Tranquillo, esatto. Perché quello là tanta concorrenza. Sì. Se gli scorsi anni c'era Mbappé, ma comunque dipende che stiamo andando a Neymar. Quest'anno è vero, quello è l'unico. Quindi c'è sicuramente lui che va sopra tutti, delle carte euro, direi. Auguriamo a tutti di trovarlo nei FIFA Points che ti danno inizio gioco. Esatto. Voto 5, prezzo abbiamo detto 2,5 milioni. Niente da dire. E concludiamo in bellezza con un giocatore che è stata la sorpresa della scorsa Serie A, Rafa Leao. Leao? Bell'upgrade. Bell'upgrade per Leao. O no? Dovrebbe, speriamo, perché se ne merita. Leao, tante volte di overall. Un giocatore interessante, mentre la Serie A vola. Gli darei tipo un 3,5. Sarà tanto hypato, Leao. Però tocca vedere anche Leao, Cioè, non sappiamo bene le statistiche dei passaggi, del tiro. Sicuramente lui ha un body type che è grosso, cioè nel senso che è alto comunque ed è veloce. Quindi può tornare utile per questi nuovi sistemi di velocità. Esatto, sì. Cioè nel senso che quando va in velocità, col fisico, se li mettono in serie skills, secondo me potrebbe arrivare anche superare il 3,5 come vuoto. Però vedere anche gli altri. Cioè, per ora sì, poco. Per ora 3,5, certo. Di Leao sapevo veramente poco. Come prezzo cosa gli diamo? No, boh, è tanto ippato. 150, 200. Così tanto dice Serie A comunque. Da Leao. Io il mio non te lo dico, lo scopri poi a schermo. Va bene, abbiamo finito quindi questi giocatori che sono un po'. Abbiamo preso i migliori, forse quelli non proprio migliori, i più interessanti attaccanti. E abbiamo preso anche le ali destra e sinistra di questo FIFA 23, su quelle che sappiamo già gli overall che sono state rivelate. Siamo fatti un attimo un po' tutti un'idea, anche per dare un consiglio a voi poi su quali carte investire, su quali carte puntare inizio gioco. Poi se volete anche compravendita, Fabio vi aiuterà su tutto, no, perché ormai si sta. Sono un fenomeno, però ho amici trader che mi insegnano a fare compravendita, quindi ho capito qualcosa nell'ultimo anno. Cioè, comunque sicuramente i consigli da pro player ve li ha dati giusti, perché diciamo che... Da quel punto di vista siete abbastanza tranquilli. Da quel punto di vista se la cava ancora. Mettono una patch e cambia completamente il gioco. Hanno spiegato che il sistema di velocità sarà fatto in un modo, quindi mi aspetto che questi giocatori saranno molto importanti. Per non dire che questo è il tuo gioco e vincerai il mondiale. Con questa perla io ti ringrazio, Fabio. Grazie, Fabio. Ringrazio tutti voi per la visione e vi do appuntamento ad un prossimo video.